Forza! Venite tutti a Udine per il Paris Film Festival! Story of this movie, dietro questa storia c'è un romanzo. E un mio amico di lunga data, ci conosciamo da 20 anni, lui era un mio compagno di classe alla Beijing Film Academy, mi ha parlato di questa storia, mi ha detto: saresti interessata a collaborare, a produrlo? È una storia vera. E lui addirittura ha chiesto anche ad altre compagnie ovviamente di aiutarlo a finanziare questo progetto, però tutti non erano molto convinti, perché questa è una storia difficile anche da portare sullo schermo. Però invece io mi sono innamorata di questo libro, di questo personaggio, di questo giovane ragazzo che cresce, ma non cresce solo grazie ai rapporti sociali con altre persone, cresce anche grazie alla natura, alle sue esperienze, quindi quasi da solo. Allora ho detto al mio amico: non chiedere a tante altre persone di partecipare, io voglio questo progetto. Così ne ho parlato anche con il mio capo e gli ho spiegato perché dovevamo assolutamente farlo. Ma inoltre un altro motivo per cui mi è piaciuto tanto questo progetto è perché anche il regista è un nuovo regista, tutto il team è comunque composto da persone che sono persone di esperienza, persone di successo, quindi garantiscono assolutamente la qualità di questo film. Anche il nostro compositore che si è occupato della musica è giapponese e anche lui è una persona di grande qualità, di grande esperienza. Beh, ci sono state alcune difficoltà, soprattutto per l'area geografica in cui ci trovavamo, che è a un'altezza molto alta sul livello del mare. Inoltre, inverno, quindi siamo arrivati addirittura a una temperatura di meno 28 gradi e noi dovevamo stare all'aperto anche 10 ore al giorno, e quindi camminare a quell'altezza e in quella temperatura di certo non era facile. In più ovviamente quell'altezza rende molto difficile respirare e le persone dovevano saltellare di qua e di là per tenersi caldi. Poi ovviamente in tutti i film ci sono delle difficoltà, nel nostro caso sicuramente la natura è stata la più grave difficoltà che abbiamo incontrato, e questo ci ha fatto riflettere e abbiamo capito che comunque ancora la natura è più forte, più potente degli esseri umani, anche quando magari la affronti pur ben preparato, lei vince sempre. Quindi l'unico modo per portare a termine il nostro compito era insistere e crederci col cuore. Altri problemi, ad esempio il cibo, il nostro team, la nostra squadra era formata più che altro di persone provenienti da Pechino o da Taipei, quindi persone abituate a mangiare carne e verdura, però noi eravamo in Tibet e di verdura proprio non ce n'era. E va bene magari se fai questo per una o due settimane, ma noi abbiamo girato là 75 giorni. Anche un po' con il bere abbiamo avuto qualche problema. Poi ad esempio il cibo ci sembrava caldissimo, però nel momento in cui lo portavamo nel piatto, ci sedevamo a mangiare, si raffreddava subito. Poi dormire è andata abbastanza bene. Anche qui però ognuno ha una sua visione di che cosa significa rispettare il sonno altrui, e così si sono creati degli screzi anche tra amici. Adesso se ci ripensiamo, ci sembra divertente, sembra un momento quasi comico, però quando stava succedendo assolutamente no. Addirittura anche il regista, forse perché è ancora giovane, anche lui ha perso ogni tanto il controllo e correva di qua di là minacciando di morte i vari collaboratori, ogni giorno voleva uccidere qualcuno. Prima di partire bisogna sempre prepararsi per tutto. Quindi sì, noi abbiamo sistemato qualche tecnica, qualche macchinario ovviamente ci doveva servire, anche perché comunque la strada da fare era tanta. Ad esempio, in una scena noi vediamo il protagonista che segue una strada molto con molte curve, una strada anche un po' pericolosa. Ovviamente per dare il senso di questo viaggio, di questo percorso, e per far sì che sembrasse quasi di vederlo tramite gli occhi del nostro protagonista, abbiamo creato una sorta di casco di
cappello quasi, dove tramite dei pesi abbiamo bilanciato la telecamera. Ovviamente non abbiamo provato questo il giorno dello shooting, l'abbiamo provato e preparato il macchinario a casa, così che nel momento della ripresa tutto fosse stato a posto. E questo abbiamo utilizzato appunto una Canon 5D, che c'è appunto, abbiamo utilizzato questo tipo di telecamera. Inoltre abbiamo anche utilizzato la RED molto spesso e non abbiamo avuto grossi problemi né per la luce né per la... con la luce utilizzare la Red One. L'unico problema forse era un po' la temperatura, perché ovviamente ci trovavamo in quelle condizioni climatiche lì. Il clima stesso non era un problema, era stato solo il problema durante lo shooting, è stato quello relativo alla temperatura. Inoltre abbiamo cercato sempre di utilizzare il più possibile la luce naturale di quei paesaggi, anche perché trovandoci a quel livello di altezza sul mare, utilizzare l'elettronica era veramente difficile. Ad esempio nella scena in cui il nostro personaggio incontra una famiglia, beh, allora lì sì abbiamo dovuto utilizzare l'elettronica, però è stato solamente un caso, ci occorreva per quella scena, addirittura non c'era nemmeno una strada per arrivare in quella location, abbiamo dovuto anche costruire la strada. Anche sulle riprese sulla neve, anche in quel caso lì la luce non era naturale. Inoltre un altro nostro problema tecnico è stato quello della benzina, perché ad esempio dovevamo anche fare dei tragitti di 500 km e non c'erano benzinai o delle stazioni di rifornimento, quindi mettevamo tutta la benzina di tutti i veicoli in un unico solo e così finalmente si partiva, però poi l'attore doveva anche tornare indietro. Quindi sì, queste sono state un po' le nostre problematiche tecniche. In questo film noi non vediamo mai i problemi che effettivamente questo ragazzo ha con suo fratello. Noi non sappiamo perché il fratello ha fatto quello che ha fatto, non viene data la risposta. Anche i genitori non capiscono perché il figlio ha fatto questa scelta e se n'è andato. Il protagonista, il giovane, durante questo viaggio addirittura incontrerà anche un ragazzino e a sua volta questo ragazzino ha problemi con il padre, non riesce a comunicare, anche la madre lo spinge ma lui dice assolutamente no. Questo è quasi una metafora molto tipica di quello che succede a noi nelle città. Viviamo assieme ma non ci capiamo. Dopo il viaggio invece il nostro protagonista addirittura, pur non sapendo nulla di suo fratello, non sapendo che fine ha fatto, comunque prende in mano il telefono e telefona a suo fratello lasciandogli un messaggio in segreteria e gli dice che gli manca e per è la primissima volta che questo personaggio riesce a aprire il suo cuore e glielo dice. Addirittura in un'altra scena noi incontriamo tre donne che non parlano, però parlano attraverso il loro corpo, le loro azioni. Anche questo è un tipo di comunicazione, un tipo di riuscire finalmente, è una modalità per riuscire finalmente a capirsi. Hanno queste carte colorate e ogni colore nella tradizione tibetana rispecchia un elemento, come può essere l'acqua, il sole, elementi naturali, e vengono utilizzati proprio per portare fortuna, per augurare il meglio alle altre persone e per far sì, quindi messe anche in aria verso il cielo, poste verso il cielo per far sì che raggiungano Dio e Dio ti aiuti a raggiungere i tuoi obiettivi e ti porti fortuna. Infatti io credo che il messaggio principale di questo film sia proprio imparare a comunicare e a interagire uno con l'altro. In una situazione perfetta, se potessi scegliere, sceglierei comunque sempre delle storie che toccano il mio cuore, quindi dovrei innamorarmi o di una storia o del personaggio, perché se hai passione per quello che fai, allora lo fai bene, lo fai meglio e qualsiasi difficoltà la riesci a superare. Anche in questo film abbiamo avuto tanti problemi, addirittura lo stesso regista ha avuto problemi di salute, si è rotto una gamba, però noi siamo andati avanti, ce l'abbiamo fatta, ci credevamo tantissimo. Quando fai invece le cose che non ti piacciono dici beh sì è un lavoro, ma insomma, e poi noi siamo esseri umani quindi cerchiamo sempre delle scuse per scappare quando qualcosa non ci piace. Se dovessi dire un film, una tipologia che non farei mai, beh è solo qualcosa che veramente odio, qualcosa dove secondo me si perderebbero dei soldi, non ci sarebbe nessun beneficio a seguire questo progetto.
però magari questa è la mia opinione, poi magari a qualcun altro questo progetto può interessare, allora investe e il progetto va avanti.